diretta con Vittorio Castellesi, oggi Funky Soul, ascoltiamo la musica che avete ballato negli anni 70, 80, 90, esclusivamente musica in vinile, rigorosamente in vinile, mixata in diretta qui, dallo studio Radio Show con Vittorio Castellesi. Music. Man Band, questo è I Really Wanna See You, 1981. Vediamo se troviamo qualcos'altro nel cameo. We'll be right back.
Invisible Man Touch e ancora Cameo. Adesso vediamo di trovare qualcos'altro.
right. Evelyn King, questa è I'm in Love. Non so se ricordate, qui c'è la produzione di Willie Lester e Robbie Brown. Pezzo molto molto particolare. Lo ricorderanno gli intenditori e sicuramente quelli che hanno vissuto questo periodo. Guardate cosa ho trovato, la Brooklyn Bronx Beat Band, album bellissimo, anche questo dell'81. Pezzo storico della BB Band, The Brooklyn Bronx Queens Band, questo è On The Beat. Say you got the time, gonna go there. I bet you're not, it's only up.
Fior di Ponti si è collegata, oggi solo musica funky soul, giusto per dare un tono più detto alla nostra puntata di oggi. Questi li conoscerei senz'altro, sono i Jackson 5. Guardate un po' chi c'è: Michael Jackson, prima maniera. Riconoscibile il genere di Jackson 5. We'll be right back.
dopo You Are My Lonely Only One arrivano i Firefly. Questo è l'album numero 3 e questa è The Give It To Me. Sono i Change, altra formazione storica negli anni 80. Questa è Time of Your Radio, produzione italiana. Questo è un po' più famoso, All Time, sempre dei Change. L'album era Miracles, produzione Mauro Malavasi. Altro pezzo storico, questo è If You Want My Love.
Ciao Ferdinando Garofalo, ho visto tuo figlio mentre metteva i dischi, insomma, pigiava i tasti. Questa è tutt'altra musica. Comunque, mi fa piacere che tuo figliolo stia diventando un bravo DJ. Complimenti! Oggi musica soul funky, esclusivamente 70, 80, 90. Un saluto a te, caro Ferdinando. Caro Ferdinando, devi sapere che oggi durante la diretta, sai quanti dischi sono saltati, cioè incantano, però ripeto, il brivido e la bellezza e l'emozione che si prova nel mettere i dischi, questo forse tu mi puoi capire, mi possono capire quelli che hanno vissuto quel periodo, ma soprattutto quelli che hanno messo quei dischi in quel periodo. Io posso garantire solamente un'ora, due ore di musica al giorno fatta esclusivamente di vinili, poi eventualmente posso Change. Questa è On Top dall'album Miracles, produzione italiana ma molto particolare, in quel periodo andava moltissimo.